aereo scuola per l'allenamento al volo strumentale. Naviga da fermo, affrontando le più rischiose incognite. Seguiamo una prova al Ministero dell'Aeronautica. Dal campo un radiolocalizzatore guida l'apparecchio. Un congegno a Mantici lo fa obbedire ai comandi della Carlinga. Una rotellina registra la rotta. Sui quadranti A e N il pilota capta punti e tratti. Invece quando incrocia uno dei fari scuri riceve un segnale continuo. Con una specie di serpentina cerca successivi incroci con le direzioni giuste. Ma altre notizie gli occorrono lungo la sua ipotetica rotta nel buio. Chiede orientamenti. Comando allenatore da Argo 7. Sono in avvicinamento nel settore nord-ovest a 5.500 piedi. Chiedo istruzioni per l'avvicinamento basso. Argo 7 da comando allenatore. Con le manovelle l'allenatore dà il vento, di cui comunica la velocità insieme con temperatura e pressione. L'apparecchio è nella tempesta, ce lo dicono anche le oscillazioni sull'orizzonte artificiale. Ma ormai la rotellina percorre la giusta direttrice. Varcata la città, ecco avvicinarsi, piccolo rettangolo bianco, la pista di atterraggio. Giù il carrello. Un disegno geometrico restituisce alla Terra i navigatori delle nebbie e dell'uragano.